Grave emergenza Capri nel Golfo di Napoli dopo che un guasto alla condotta idrica ha portato al blocco dell'arrivo dei turisti sull'isola. Il sindaco ha vietato lo sbarco ai non residenti, deroghe previste solo per i turisti con prenotazioni presso strutture in grado di soddisfare le richieste dei clienti e ai mezzi di soccorso e di approvvigionamento. Molti residenti hanno fatto rifornimento presso i supermercati locali e sono state messe a disposizione due autobotti per le famiglie in difficoltà. La causa del blocco sarebbe legata a un guasto presso l'impianto sulla terraferma. È stato presentato oggi nell'aula consiliare del comune di Vizzini il progetto di riqualificazione che trasformerà il borgo Cunziria in un centro culturale e turistico, creando nuovi posti di lavoro, dal centro di alta formazione sulle tematiche sociali e storico-culturali all'ostello diffuso, al museo del teatro, al Creative Cultural Hub. Presente il ministro Musumeci. Il recupero dei beni culturali così ricchi di storia e di forza attrattiva è diventato uno degli obiettivi del governo nazionale. Lo era quando guidavo la regione siciliana e la provincia. Sulla Cunziria stiamo operando assieme agli altri soggetti pubblici e privati un investimento di grande valore. Il Calatino si spopola, ma ha tutte le potenzialità per diventare un luogo di richiamo turistico, turismo culturale, turismo naturalistico e paesaggistico. In questo contesto, la riqualificazione e il rilancio del borgo Cunziria può rappresentare uno dei tasselli più importanti. Ecco perché ci crediamo e crediamo che questa terra abbia tutti i numeri per guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Oggi una giornata importante, la riqualificazione di un borgo nella provincia di Catania, un borgo che da periferico diventa centrale. Cosa significa per il territorio? Forse i siciliani non sanno neanche la quantità di borghi che noi abbiamo nel nostro territorio regionale e che potrebbero costituire un'occasione di attrattività internazionale. Perché noi finora ci siamo accontentati del turista, veniva, faceva la foto e andava via. Ora invece stiamo finalmente comprendendo come il turista diventi entusiasta nel vedere il patrimonio di cui la Sicilia dispone, gran parte del quale non viene adeguatamente valorizzato. Non è un caso che noi ci stiamo facendo dare l'anfiteatro romano, dovremmo aprirlo al pubblico il 4 luglio proprio perché riteniamo che sia raccapricciante vedere i turisti che lo osservino da sopra e senza potervi entrare. Ricordo quei quartieri che erano pieni di gioia, dove i balconi e le finestre erano aperte un tempo, dove restavamo lì inermi a guardare, ad ascoltare i nonni che ci raccontavano cose importanti. Avevamo gli occhi sbarrati, eravamo lì attoniti. Oggi quelle finestre e quelle porte sono chiuse. Non c'è più vita all'interno di quei quartieri. Bene, che cos'è la Cunziria? Oltretutto quello che vedremo e quello che sarà un'occasione importante per ridare vita a quei quartieri e far sì che il passato sia un ricordo importante e le radici per poter costruire un futuro migliore. Buonasera. Il primo ministro olandese Mark Rutte si è detto onorato di essersi assicurato il ruolo di prossimo segretario generale della NATO. Giovedì il presidente rumeno Klaus Iohannis si è ritirato dalla corsa per il posto al vertice dell'alleanza militare, lasciando Rutte come unico candidato rimasto. La nomina del premier olandese potrebbe essere suggellata da una riunione degli ambasciatori della NATO nei prossimi giorni, o anche quando il presidente Joe Biden e i suoi omologhi della NATO si incontreranno per un vertice a Washington nel mese di luglio. Nou ja, ik had er aanvankelijk niet zo naar gezocht, maar ja, weet je, met alles wat er nu in Oekraïne gebeurt en de instabiliteit in de wereld. En een aantal mensen die dachten dat ik dat misschien zou kunnen, dacht ik, ja, je kunt het ook niet zomaar terzijde schuiven. En dat is natuurlijk een ongelooflijk interessante functie. L'ex primo ministro olandese ha dovuto affrontare una serie di scandali mentre era in carica nei Paesi Bassi. Il suo terzo governo di coalizione si è dimesso all'inizio del 2021 a causa di uno scandalo legato alle indagini sui pagamenti per l'assistenza all'infanzia. Pochi mesi dopo, però, Rutte si è ripreso, portando il suo partito conservatore, il Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia, alla vittoria nelle elezioni nazionali, creando la sua quarta e ultima coalizione con gli stessi partiti che si erano dimessi.
Per la prima volta dall'inizio della campagna elettorale, il leader dell'estrema destra francese, Jordan Bardella, e quello dei conservatori, Éric Ciotti, hanno partecipato insieme ad un evento ospitati dalla MEDEF, la Confindustria Transalpina. I due hanno esposto e difeso i loro programmi economici, dopo che in particolare quello di Bardella ha suscitato ampie perplessità. Je crois la liberté économique. J'oserais dire que je suis libéral. Rien ne sera possible si nous ne réduisons pas drastiquement nos dépenses publiques. Ad unire i due è certamente anche la critica all'operato di Macron, giudicato un disastro dal punto di vista economico. Le gouvernement qui sera constitué à l'issue de ces élections législatives va hériter d'une situation budgétaire et financière de quasi faillite. Le elezioni anticipate in Francia sono viste come un rischio non solo sul piano politico, ma anche dal punto di vista economico, poiché potrebbero portare la nazione europea in una fase di incertezza. Un lavoratore di un'azienda che produce componenti per il settore aeronautico esprime così la propria inquietudine. Non si sa cosa va a divenire. Tutto dipende dal governo che avrà. Je pose pas mal questions. Je suis ni de gauche ni de droite, donc je sens mal pour l'instant. On verra bien. La dirigenza ha deciso di procrastinare un investimento. On devait faire une belle acquisition de croissance externe qu'on n'a pas annulée, mais qu'on va différer pour ne pas prendre une prise de risque aussi calculée soit-elle dans cette période qui est quand même relativement anxiogène et plus encore incertaine. L'incertezza politica si è riverberata anche in Europa, con i mercati che la scorsa settimana non hanno reagito bene alla prospettiva delle elezioni in Francia. I venti provenienti dal Nord Africa stanno facendo salire le temperature nell'Europa meridionale, anche in Italia e nei paesi balcanici. In 8 città italiane è stato emesso un allarme per il caldo. Gli esperti temono che questo possa essere l'anno più caldo mai registrato, superando il precedente record di 48,8 gradi nel 2021. In tutta Europa le ondate di calore stanno avendo un impatto drastico sulla vita quotidiana e le città del continente stanno cercando di adattarsi alle temperature. If it goes above 40 degrees, then we're entering a risk zone. Some people will be fine, some people won't, but this is where problems start to happen. So the organs of the body can start to fail, or at least start to work less optimally. The reasons for this can be what's called protein denaturation. So proteins sort of start to, their shape changes and some of them will start to pull apart. Okay, you get the very early signs of cooking. A Londra il professore Lewis Elsie e i suoi ricercatori stanno misurando cosa succede al nostro corpo quando soffriamo di esaurimento da calore. Quando c'è già troppa acqua nell'aria a causa dell'umidità, il nostro sudore scorre via dal nostro corpo invece di evaporare ed essere assorbito dall'ambiente. Questo significa che sudare in questo caso non ha molto effetto in termini di perdita di calore. And if the humidity, if the amount of water vapor in the air is high enough, because the main way that our body loses heat or stops increasing temperature in a hot environment is by sweating. Human beings are incredibly good sweaters. We're some of the best sweaters in the animal kingdom as it happens. La scorsa settimana le autorità greche sono state costrette a chiudere l'acropoli a causa delle temperature che hanno superato i 40 gradi, mentre in Turchia le temperature sulla costa hanno superato di 12 gradi la media stagionale. Si è conclusa con un pareggio quella che è stata una partita difficile per l'Italia contro la Spagna, finita 1-0 per la nazionale iberica. Dopo un primo tempo senza sorprese, nel secondo gli iberici passano al 55esimo con un autogol di Calafiori che devia nella propria porta una respinta del portiere avversario. Nel gruppo B la Spagna sale così a 6 punti dopo 2 vittorie, classificandosi per gli ottavi a eliminazione diretta, mentre gli azzurri restano a 3. Chiudono Albania e Croazia a quota 1. La prossima partita dell'Italia contro la Croazia diventa ora cruciale per la permanenza degli azzurri nel torneo.